Dove siamo arrivati? Un posto misterioso. Adesso stiamo alla fermentazione. E dove siamo, Vane? In un villaggio. In un villaggio dove a? A Calagonone. A Calagonone. Siamo arrivati ieri. Ieri abbiamo già fatto tantissime cose. E stamattina per la prima volta andiamo a fare colazione. Eh? Chi è che ha fame? Io tantissima. Facciamo vedere il nostro tavolo, credo che sia uno dei più belli perché si affaccia sul mare, ragazzi, cioè guardate, eh? Ed è anche forse uno dei più freschi, ieri sera faceva caldissimo, stamattina si sta per ora benissimo. Andiamo a prenderla a mangiare? Sì. Vuoi un cappuccino o vuoi solo latte? Aspetta un attimo perché forse c'è anche la cioccolata al latte. Lascialo qui e schiaccia. Fatta un po' fuori. Ok, questa te la porto io, però perché è calda, sì. Allora, Anastasia, cosa hai scelto stamattina? Allora, cereali, questa e cioccolata. Tutto a base di cioccolato. Adesso però vado a prendere il latte freddo per il cereale. Vuoi che vado io, che voglio prendermi del latte di soia? Sai dov'è? Dove ci sono i cereali. Ma sai cosa dovresti fare? Vieni un secondo. Devi portarti la ciotolina e li metti sopra il latte. Ok? Invece sì. Così che si fa. Si mette la ciotolina e il latte e poi ci metti dentro i cereali. Vediamo. Te invece uova e bacon come me. Sono buoni? Adesso mangio anch'io. Guardate che brava la mia signorina. Sei diventata una signorina. Dove i tuoi? Miei cosa? Il mio cosa, amore? Latte, non lo prendo il latte io. Volevo, ho visto che c'era, bravo amore, ho visto che c'era il latte di soia di là, però per ora non l'ho preso. A me piace bere l'acqua. Colazione quasi terminata, amore. Cos'hanno questi cereali? Che non vanno? Li trovi troppo duri? No, no, duri, però un po' sciolti. Non si sente col latte. Ti piacciono? No? Perché? Guardate il mare. Che bello, a quest'ora del mattino c'è un mare fantastico, però noi andiamo in piscina, così abbiamo deciso. Io farei un giretto in spiaggia per vedere com'è e poi dopo un quarto d'ora riprendiamo il trenino. L'azione è finita, andiamo a bere il caffè? Sì, sono le 9:02. E poi cosa volete comprare? Che ci siamo dimenticati? Le maschere, gli occhialini, niente sì. Maschere. Ok, mamma caffè l'ha finito. Andiamo a prendere questi occhialini. È andato via un po' il sole, meno male, che faceva già un caldo bestiale. Siamo gli occhialini alla palla per andare in piscina. Ci andiamo a mettere il costumino e andiamo in piscina a rinfrescarci un po'. Va bene? Sì. Dai. Commissione fatta, cosa abbiamo? Perfetta? Siamo andati a comprare le maschere, gli occhialini e la palla. Che bellina, sei quasi intinta con il tuo costume. E siamo in piscina, ragazzi, questa è la mega piscina che c'è del villaggio. Dopo ve la facciamo vedere bene, ok? Ciao! Com'è l'acqua? Caldissima! Veramente! E allora arrivo subito! Guarda! Guardate! Wow, brava Vane! Ti asciughiamo che poi andiamo a pranzo? Dopo! Tra mezz'oretta! Ho fame, non voglio andare troppo tardi, eh. State in acqua 2 ore? Sì. Con la tua amica Noemi? Sì. Vero, hai conosciuto una bimba? Sì, eh? Sono la nostra fan. Eh sì. E stai giocando con lei tutto il tempo? Sei contenta? Sì. Adesso andiamo a mangiare tra poco, va bene? Sì. Vanessina, sei super rilassata? Allora, piccola pausetta prima di pranzo. Coca-Cola? Anastasia, sì. Arriva? Sì. Ciao amore. Hai sete? No. Ok. Andiamo a pranzo, bimbe? Sì. Allora, cosa hai preso, amore? Patatine fritte e pizza. Non hai tanta fame oggi? No, capo. Però, che non fai l'acqua? Non so l'acqua. Allora, super rifornimento di verdura per me. Brava, Ani. Hai assaggiato il pesce? No. Ma lo mangi? Mangialo. Ok, l'hai preso. La Vane è stupendo, amore mio. Later. Pausa merenda dopo una lunghissima giornata in piscina, soprattutto per Anastasia. Sei stata 2 ore in piscina con le tue amiche. Non hai freddo tu? No.
hai l'occhio stesso, sei stata non so quante ore oggi in piscina, facciamo il conto. Allora stamattina siamo arrivati in piscina, secondo me 9:30, perché ci siamo svegliate alle 8, abbiamo fatto colazione. No, erano le 10 o 9:50. O 40, perché io ho detto, eravamo in camera, ho detto mamma sono le 9:30. Ok, allora sono le, facciamo le 10. Dalle 10 alle 12, 2 ore. Abbiamo pranzato e secondo me all'1:30, massimo alle 2, eravamo di nuovo in piscina. E sei stata in acqua fino alle 5:30. Tantissimo. Hai gli occhi lucidissimi e rossi che non si vedono nel video, ma li hai. Secondo me tu stasera crolli alle 9, vai a dormire prestissimo. Adesso abbiamo fatto l'aperitivo, andiamo a cambiarci, a lavarci, andiamo a cena, ok? E poi facciamo vedere lo spettacolo magari stasera, oppure facciamo vedere il villaggio di sera. Come si chiama questo villaggio, te lo ricordi? Non lo so. Club S. Dove? A Calagonone. Ma quanti amici stai conoscendo? Tanti. Hai giocato tutto il pomeriggio con Domenica e Nicole e con Noemi, che sono le bimbe che... Di più con Noemi perché è tutta la mattina. Con Noemi stamattina e anche adesso. Però poi siamo state anche con Nicole e Ludovica, sì, che sono le figlie del direttore. Infatti. Abbiamo conosciuto ieri sera, vero? Allora, papà e Vanessa sono già andati in camera, adesso andiamo anche noi che se ci laviamo, va bene? Sì. Pronti per andare a cena, bimbe? Sì. Tutte belle pulite. Ti sei preso il ventilatore, uno solo? Sì, per me. Ah, e noi niente. Buona cena. Come va nella carne? Buona? E la tua pasta è più buona di quella di oggi a pranzo? Sì. Il sugo è diverso? No. E allora? Come fa? Si accende il mondo con l'interruttore. Ok bimbe, serata finita, vi siete divertite, sì. Tu hai giocato, sì, lì insieme agli altri bimbi. E adesso si va a dormire. No, mamma, guarda che dobbiamo andare ancora in piscina. Come in piscina? Sì, c'è... la notte in piscina, non ti ricordi? Stasera? Sì, adesso. Amore, non possiamo andare in piscina stasera perché ho prenotato il traghetto domani mattina per andare a fare l'escursione alle 9 dobbiamo... No. No, dai, mamma, no, magari 5 minuti. Ma no. Ragazze, andiamo a dormire perché domani mattina la sveglia suona presto. No, dai. Ma guarda, mi dispiace, veramente, non lo sapevo, però purtroppo io ho prenotato per domani, mi dispiace. Ok. Brave bimbe. Vado in bagno a lavarmi i denti e poi spegniamo le luci, va bene? Okay. Ok cucciolini, primo giorno qua al villaggio a Calagonone, è quasi terminato. Le bimbe purtroppo volevano fare questa serata in piscina, ma non è possibile. Quindi adesso andiamo a darle la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ok bimbe, andiamo a dormire? Come mai siete coperte tutte così? Freddo. Ah, addirittura freddo. Sì. Vabbè. Buonanotte, ci vediamo domani. Notte. One eternity later. Andiamo. Ok. C'era il costume. Si guarda. Ok. Anche io. Andiamo. Perché se ci becca ci ammazza. Ok.
Vanessa, ma come ci asciughiamo i capelli? Non ce li asciughiamo? Ok, infiliamoci nel letto e andiamo a dormire. Va bene. Ragazzi, non dite niente a mamma e papà che siamo usciti di stanza senza che loro lo sapessero. Buonanotte. Ciao. Buongiorno. Bimbe sveglia, dobbiamo partire? Dai ragazze, io devo lavare le lenzuola e poi ce ne dobbiamo andare. Poi c'è una mosca che non mi ha fatto dormire tutta la notte, non so voi come fate ancora a dormire. Sveglia amore, buongiorno, ciao amore mio, ciao tapina, si parte, ciao amore della mamma, ciao, partiamo amore, eh? Domani siamo dal nostro gattone, che bello, e stasera qualcuno vuole la crepa alla Nutella sulla nave, con quel faccino lì sarai mica tu, e sarai mica tu. Vane, guarda che si è messa il si è messa la carta nell'orecchio. Ha ragione, io non ho chiuso occhio stanotte per via di questa mosca che continua a volare e sono andata a lavorare nell'altra stanza e mi ha seguita, ce n'era un'altra. Ehi, furbacchiona, furbacchiona, lo tagliamo adesso? Così no. Mi senti? Così mi senti? Perché così non mi senti. Dobbiamo partire, Vane. Devo lavare le lenzuola, ti devi alzare. Dai, su. Sei contenta, amore? Sì, anch'io. C'è un vento brutto. C'è un brutto tempo oggi. C'è un tempaccio. Ce ne andiamo a casa e lasciamo in Sardegna il brutto tempo. Dai, su. Vuoi far colazione, amore? Vuoi pane e Nutella? Buongiorno, finalmente amore, dai che devo lavare le lenzuola, altrimenti non partiamo più. Dormito bene? Con la mosca? Mi ha dato fastidio tutta la notte, anche a te? Ho visto che hai messo la carta nell'orecchio, quanto sei furba. Potevi metterla anche a me però, Guarda, una rottura di scatole che tu non puoi capire. Comunque dai, adesso vai in bagno, fai colazione se vuoi, altrimenti tra pochissimo pranziamo perché poi dobbiamo partire, va bene? Manca veramente poco, abbiamo ritirato tutto, abbiamo svuotato i frigoriferi, le dispense, abbiamo la macchina carica. Guarda, che domani sarà un problema. Ci aiutate domani a casa, vero? L'unica cosa che manca è la valigia da chiudere, quando siamo sicuri di avere tutto l'abbigliamento giusto, allora la possiamo chiudere. Si parte ragazzi, siete contente? Sì. Domani vediamo il nostro gattone e il nostro fratellone. Salutiamo la nostra casina, è giunto il momento di partire. Ciao casina, ci vediamo il prossimo anno. Che triste la nostra casa senza niente, non c'è più un tavolo, non c'è più una sedia, non c'è più una bibita. Anzi, facciamo una cosa, salutiamo papà e noi restiamo qui. Ciao papi. Dai, andiamo. Allora, dobbiamo passare un attimo al centro commerciale. Entriamo, guarda. Ti piacerebbe? Vi dispiace? Guarda Vanessa. Vane. Dai. Lasciamo il cibo al gatto, come sempre. L'altra si è lanciata di là. Vi dispiace un po'? Adesso sì, Adesso che partiamo, sì. Ali, sei morta? Dai, andiamo che papà ci sta aspettando. Cosa devi salutare? Devi salutare? Non ti sporcare di erba. Finta. Ciao macchina. Ciao, ciao casina. Ciao amore, ciao ragazzi, a presto. Vi vengo a trovare. Cicciole, siamo al porto, c'è una fila bestiale, stiamo aspettando di riuscire a dare i documenti e a imbarcarci finalmente. Io sto morendo di fame, voi? Sì. Mamma mia che fame che ho stasera, oggi abbiamo pranzato pochissimo. Dai che tra pochi minuti, spero, siamo sul traghetto. Siete contente? Sì. E qualcuno vuole andare nelle palline stasera a giocare? Sì. Ah. Guarda, avevo proprio voglia. Hai voglia, amore? Anch'io, io mi nascondo nelle palline, non mi faccio più trovare da te. Neanche da me? No. Dormi lì stanotte? Sì. Ok. Bimbe, ma non ci fanno più salire. Sono le 8, alle 9 dobbiamo partire. Qua non è salito ancora una macchina. Questa cosa mi fa un po' strano. Speriamo che per il vento non ci facciano partire un po' più tardi, perché dovevamo già essere su quasi da un'ora. Vabbè, aspettiamo, Ani, sei un po' stanca. Tu hai fame? Ci sono i panini, li vuoi? No? E allora mori di fame. Sì, va bene. Bimbe, sono le 8:20, tra un'ora si parte e finalmente forse vedo una luce di speranza,
ho visto le macchine davanti a noi che hanno acceso le luci. Niente, Ani? No, dai, ci stanno per far imbarcare, anche perché altrimenti veramente tra un'ora parte la nave, probabilmente secondo me partirà con qualche ora, magari con un'ora di ritardo, ma glielo faremo sapere dopo ai nostri cucciolini. Intanto cerchiamo di salire, che Vanessa sta morendo di fame perché i miei panini non le piacciono, vuole la focaccia del bar. Ani, stiamo andando, sono già due file adiacenti la nostra, sono partite e tra poco tocca a noi. Contenta? Sì. Sei un po' stanca, eh? No. Un po' stufa di stare in macchina. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Bimbe, ce l'abbiamo fatta. Siamo nel garage, adesso parcheggiamo e andiamo a cercare la cabina, ok? Sì. Finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Stiamo cercando la cabina. No, veramente non abbiamo ancora preso la chiave. Tra poco ce la consegnano. Sei felice? Sì, un sacco. Di che cosa? Un sacco. Di mangiare la crepe, di giocare? Fa un freddo qua dentro. Di mangiare la crepe. È la cosa che io pensavo di più. Speriamo che sia buona. Non ho mai mangiato i vitamini. No, infatti, è la prima volta. Questa ho mangiato. Eravamo dentro e l'ho mangiata. Arrivati! Ciao! Ben arrivate! Meno male che non fa freddo qua dentro tanto quanto fuori. Fuori si gela. Ma voi non avete freddo, freddo solo io. Ma sono tutti uguali, amore. Io fame. Ma, ragazzi, a parte gli scherzi, io sto battendo i denti. No, io ho fame. Voi no? Hai freddo, Ani? Mamma, io sì. No, no, stiamo in cabina coperte, no. Sotto la coperta. Io ho freddo. No, ti prego. No, io ho fame. Aspetti, mangiavi in macchina tutti i panini che avevo fatto. Un attimo. No, ti devi lavare le mani, prima. Anche tu, Sì, però andiamo. Io mangio la crepe. Ho capito che hai fame. Io la crepe. Questa nave è fantastica perché si chiude da fuori. Quindi facciamo subito uno scherzo. Due. Apri! Dai, amore! Oh, finalmente la focaccina tanto attesa e desiderata. Cosa c'è dentro questa focaccina, Vanessina? Cotto e formaggio. E che regalo ti ha fatto questo gentilissimo signore? I popcorn. Ma c'è papi. Buoni. È stato carino. Ti ha regalato i popcorn perché gli ho detto che non hai mangiato nulla in macchina in attesa della sua focaccia. Ed è vero, è la verità. Va bene, allora buon appetito. Tua sorella è già nelle giostrine, l'ho persa e poi andiamo a vedere che sta facendo. Se sa che ci sono i popcorn, arriva al volo. Ah, ma sei arrivata? Qualcuno ti ha detto che c'erano i popcorn, Tua sorella? Che carina e che gentile. Ma è la serata della gentilezza, non lo so. Quindi devo fare qualcosa di gentile anch'io? Lei va con i popcorn in bocca, come se io non vi avessi mai detto che quando si mangia si sta fermi e in silenzio. Lei è andata a giocare nelle palline. Ciao, hai i popcorn in bocca? Stai mangiando? Bene, stai ferma lì e non ti muovere. Ani, metti giù il telefono. Ma con chi parli? Hai già fatto amicizia? Con chi? Isa. Isa si chiama, come Isabella. Isabella, infatti. Veramente. Guarda, in linea, è lì. Ah, ma stavi parlando con Isa, oddio. Mi ha detto di mandare giù la chiamata perché lo chiamo dopo. E dopo non prende più, chiamala da qui? No, mi ho detto un messaggio dopo. Ma dopo non prende più quando partiamo, no, messaggio. È la stessa cosa. Vabbè. Ah, ok. Vai a giocare. Domani quando faccio colazione. Ma sì. Sì, quando facciamo colazione domani lei dorme, a meno che non arriviamo in ritardo. Dai, vai a giocare. Se vuoi star qua, stai qua, Dove vai? Era di là il gioco. Ani! Ehi là! Fai il percorso? Ma non ti si vede! Guarda che tra poco è pronta la crepe. Ciao. Ciao amore. Ciao. Ciao amore. Tra poco è pronta la crepe, Vieni fuori. Sì.
Vieni perché sta arrivando la crepe. Vanessa è già arrivata, vai. La crepe è arrivata. Anche te, com'è? È buona? È buona, amore? È andata bene questa volta? Sì? Ti piace, Vane? Sì? Ok, ragazzi, dopo la crepe due giostrine. Bene. E poi andiamo subito a dormire, ok? Sì, sì, tu leggi un po' il libro se vuoi, va bene? Secondo me questo è il pezzo più buono. Eh sì, eh? Quello pieno con di Nutella? Lo stai tenendo per ultimo? Brava. Mamma mia, sembra che tu non mangi mai la crepe, eh? È la prima volta, mai. Stavo tagliando, mi sei rotta. Te la taglio io, ma non c'è più la forchetta. Vale, guarda. Oh mamma. Ma tutte lei combina, è una combina guai. Le succedono tutte a lei, eh? Guarda. Ma tu è ancora intera? Te la taglio? Non troppo grossa, eh? Già sta tentando di chiedere dei tovaglioli. È scappata, perfetto. Dove è andata? Non la vedo più. Si è rimessa in coda. Sta tentando di chiedere i tovaglioli, ma la vedo un po' in difficoltà, eh? Vino, caffè. Questa nanetta. Allora, bimbe, siamo rientrate in camera. Vi do 10 minuti di tempo per rilassarvi un attimo da questo stress psicologico che si ha quando si prende un traghetto per tornare a casa. Sapete che una volta io e Vanessa, tu dormivi e noi stavamo funzionando la crepe. Una volta. Ricordi, Vane? Guarda che l'hai appena mangiata la crepe. Allora, pensavo ne volessi un'altra. Forse quando siamo arrivati. Ma... E poi non ti ricordi che ti sei alzata e siamo andati a mangiare la crepe? Sì, che io mi ero addormentata, poi mi sono svegliata e vi ho portate fuori. Ma e invece, sempre nel viaggio di andata, ti ricordi Vanessa quando dormiva che rideva e chiamava i gatti? Ora vai, no. Basta. No, dicevo gatto. Gatto. Ma corne. E rideva come una matta. Mamma, ma domani ci sono 2 ore di strada da fare? Certo. 2 ore? Da Genova a casa. Non uno? Ma poco meno di 2, dai, un po' meno. Un'ora? 1:40 forse. Sì, ma tanto dormirete voi, perché ci svegliamo presto e in macchina dormirete fino all'arrivo. Quanto siete contente di arrivare a casa? Ma questa vi porta solo a Novara? No, questa porta a Genova, non a Novara. Ma tutta questa gente va a Novara? No, ma va. Alcune va? Alcune va? Non lo so dove va. A Roma? Che Roma, è Roma. A Genova chi siamo andati? Chi va a Roma prende la nave della Civitavecchia, c'era bisogno di prendere questa. Va bene, bimbe, giochiamo 5 minuti poi a nanna, ok? Buonanotte. Buonanotte. Siete comodine? Insomma. Dai, buonanotte, cucciole. A domani mattina. Ciao, ciao. Ciao. Sei già caduta? Bambine. Cosa fai? Ma sei scema? Però che cosa fai? Oh, ascoltatemi. No, tanto non apre. Ascoltatemi, te sei pazza. Ragazzi, c'è il mare non mosso di più e per stare in piedi bisogna fare molta attenzione e avere un buon equilibrio. Ragazzi, a me viene vado a vomitare. Ascolta, cercate di non cadere, per favore. Io prima stavo cadendo addosso a una signora che dormiva. Andiamo sopra, facciamo un paio. Tenetevi. Mamma mia. Mamma mia, come mi dice. Mamma mia. Oddio. Tieniti, tenetevi che volate giù dalle. Che volate giù dalle scale. È su? Vane, su. Ma ora va piano. Vero? È su. Sì, è su. Vane. Meno male che andava piano. Comunque, Vane, secondo me è il vento, eh. No. Sono raffiche di. Sì. No, questo è sempre quanto è piano. No, Vanessa, sono raffiche di vento. No. Zitta. Sentite. Pulisce la nave. Perché pulisce la nave? Ma l'ho visto io dalla finestra. Sentite? Vanessa dice che pulisce la nave. Sì, è quello che sta. Ah, è quello!
Sì, però guarda che vento che c'è, lo vedi? Spruzza alla velocità della luce. Ma cosa spruzza? Ma quella è l'acqua del mare che sale, eh? Mamma mia. Aiuto. Mamma mia. Ragazzi, c'è una tempesta fuori. Abbiamo scelto il giorno giusto per partire, eh? No, ma guardate. No, qua non si vede. Il cane, ma da sdraiati è meglio, in cabina si sta meglio, ma se camminiamo è finita. Io ho visto un cane con gli occhi giganti. Sì. Dai, dai che ci siamo. Mamma mia, guardate ragazzi, guardate. Ho paura. Ma perché si apre la porta scura? Oh, presa per i capelli ti ho presa. Dai, 5 minuti. Sei riuscita? Bimbe! Ah no, qua è vero, è vero. Abbassa già questo serrando, vai. Dai, 5 minuti, poi andiamo. Non cadere dalla moto. Aspetta che devo cambiare i soldi, aspetta un attimo. È spento? È spento, no, siamo venuti per niente. È spento, che palle, con tutta sta fatica che abbiamo fatto per venire. Possiamo giocare un po' che ci sono i giochi? No, io no. No, è spento, si vede che a un certo orario spengono. Cosa vuoi che ti dica? Ce ne sono, 11:30. Niente ragazzi, è spento, dai. Siamo venuti fino a qui per niente. Vane, che ti devo dire? Avevo la moneta, non l'ho presa per colpa di papà che ha detto di usare i suoi soldi e non quella di Anastasia. Andiamo, mi gira la testa, bimbe. Mi gira la testa. Attenzione Anastasia, tieniti, eh. Scendiamo ancora. Tieniti. Aspetta male? No. Dove c'è il negozio? No, ma guarda che è qui, eh. È qui. Vai avanti. Cerca di stare in piedi. Dani! Ma ti sei fatta male? Amore! No, amore! Dai! Gioia, ti avevo detto di fare attenzione. Mamma, ho capito. Ecco. Tutto bene, amore? Ti sei fatta male la mano? Mannaggia. Dai, adesso però mangi questi, che sono l'unica cosa che abbiamo fatto. Siamo usciti per giocare, invece abbiamo comprato gli M&M's. Anzi no, li abbiamo comprati prima, è vero. E poi veramente andiamo a dormire, a me viene da vomitare, c'è la nausea. Mamma mia, notte ragazze, ci vediamo domani mattina, speriamo in bene. Bimbe, buon sveglie. Com'è andata la nottata? Bene. Bene, voi non vi siete accorte di nulla fortunatamente, ma alle 4:47 di questa notte il mare sembrava la nave dei pirati, che è una giostra che c'è al Luna Park. Praticamente faceva così e così. E io andavo giù e poi tornavo su. No, vabbè, ho detto Dio mio. Però fortunatamente mi sono riaddormentata comunque subito e siamo arrivati a Genova. Siamo ancora in movimento, ci hanno svegliati, sono le 9. Sono le 9 del mattino, non sono le 7 del mattino e io, come vi dicevo già ieri, avendo fatto tardi ieri in partenza, sicuramente oggi saremmo arrivati più tardi. Ma infatti mi sento molto riposata. Non sono stanca per nulla, nonostante la nottata in burrasca. Ce l'abbiamo fatta. Papà, andiamo a fare colazione. E adesso andiamo a fare colazione, andiamo a mangiarci la brioche. Va bene, dai. Se no, ti ricordi che c'erano... Ah no, quelli nella nave della crociera, che c'erano cereali. Gelati? No, cereali. Ah, no, qua non ci sono i cereali. Ci saranno a casa domani. Adios. Ragazzi, siamo tornati a casa. Madonna, ti rendi conto? Sei contenta? Andiamo a fare colazione. Mamma, che non è un'ora? No, quasi due. Buona colazione, amore mio. Com'è questa brioche? Abbastanza buona?
Vabbè, dai, quello che abbiamo trovato, eh? E tu stamattina super americana, brava. Sai che forza e energia che ti dà questa colazione? Ma anche grassi, perché c'è il bacon. Però è buona, brava. Le dormono, siamo quasi a casa e non vediamo l'ora di rivedere il nostro gattone. State a casa nostra e chi c'è qui con noi, Olivia? Ciao, amore! Ma tu sei meravigliosa! Tu potresti campare 6 mesi senza ne... Cosa c'è? Ti lavi? Perché le manine di Vanessa ti danno fastidio. Hai visto, Ani? C'è la nostra Olivia! Che bello, non vedo l'ora di andare a prendere Gasper. Adesso, ragazze, dovete innanzitutto farmi una gentilezza. Ma sì, amore, sì, la mamma. Dobbiamo fare la doccia. Dovete salutare Beatrice perché ho ricevuto un messaggio dalla mamma di questa bimba che domenica era alla Metro Pizza lì da Elena in pizzeria a San Teodoro perché voleva vederci, ma io purtroppo il messaggio l'ho letto solo oggi, siamo appena arrivati a casa, quindi chi salutiamo? Beatrice. Ciao Bea, ciao. Ci vediamo magari il prossimo anno se ritorni a San Teodoro. Ciao Olivia. Ciao Beatrice! E dopo anche Gasper! E dopo anche Gasper! Ma non finiamo il video proprio quando c'è Gasper! Ma no! Dove andiamo a mangiare? Dalla nonna! Elisa! Yeah! Dai ragazze, diamoci da fare che dobbiamo andare a pranzo! Guardate ragazze le piccoline che ho anche il soffino! Ma lei è il nostro amore! Ma stai impettinando? La voglio pettinare! Siamo arrivati da nonna Elisa e nonno Silio! Sei contenta? Hai fame? Io sto morendo di fame. Fatti vedere te. Mamma mia, che eleganza. Ma dove devi andare? Dai nonni o a ballare dopo? Non è che dopo vai a ballare e non mi hai detto niente. Arriviamo, nonno. Non c'è. Ma non c'è. Ma non c'è. Con chi parli? La prima sera. Lo so. Dopo mi date una mano perché prima finiamo e prima andiamo a prendere Gasper. C'è anche Daniel da andare a prendere. Quando? Mi sa che ritarderemo da Dani, non lo so, gli ho detto alle 6, però, oppure che non ce la faremo mai. Va bene, aspettiamo papà e andiamo. Che bella. Amore, una signorina. Ciao. Eccoli. Eccoli qua. Ma abitate nella stessa casa? Ancora. Ci avete chiuso fuori, delinquenti. Nonna Elisa, ciao, vi siamo mancati? Tanto, tanto, non ne potevo più. Abbiamo mangiato come maiali anche oggi, io soprattutto. Adesso sono in dubbio su due cose. Una, se andare a dormire. Okay, due, se ritirare i 500 pacchi che abbiamo in casa. E dobbiamo prendere Gasper. E dobbiamo andare a prendere Gasper. Prendere. Certo, guarda, se non fosse che ho la casa da mettere in ordine, mi aiutate voi, così appena abbiamo finito. Andiamo. Sì, mentre siamo qua, che noi possiamo da sole noi tre, e così possiamo andare a prendere Gasper. Ragazzi, sono appena tornata a casa. Mia mamma ha già messo in ordine. E adesso stiamo andando a prendere Daniel che stiamo andando a mangiare fuori dal sushi. E ci vediamo dopo con Gasper. Ciao! Ciao! Appetito! Cosa mangi, la zuppa? A me non posso, ma ancora arrivato con me. Oh, adesso arrivano, amore, porta pazienza, eh! Ragazze, mangiamo, c'è anche il nostro fratellone e poi andiamo a casa a far la nanna, ok? Vediamo se riusciamo, ok? Vane, stiamo andando a prendere Gasper. Sei contenta? Non ci stai più nella pelle. Chissà se ci riconosce ancora, amore. Amore, secondo te Gasper ci riconosce? No. Benissimo. Sei felice? Sei emozionata? Adesso ci annuserà per bene. E poi ce lo portiamo a casa e ce lo spupazziamo tutto. Ok? Andiamo. Gigante.
Ciao amore nostro. Andiamo a dormire perché io sono non distrutta, ma di più. Vanessa, Anastasia è con Daniel, va a dormire insieme a Daniel. E salutiamo i nostri cucciolini, andiamo a dormire veramente perché io sono stanchissima. È 1:15 di notte. Ciao amore. Ciao amore, cuocorino. E fai la nonna con noi stasera? Sì, va bene. Ragazzi, buonanotte, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ma come fai a essere ancora così sveglia? È arrivata mezzanotte, le campane sono in